alta o bassa? Cos'è meglio per un insegnante? Attraversare l'aula con passi da gigante? Può essere più bassa di una cavalletta? Scoprilo nel nostro nuovo video! Il nuovo anno scolastico è come una lotteria. Vorrei presentarvi le vostre nuove insegnanti, la signorina Candice. Wow, con un'altezza del genere dovrebbe fare la modella. A cosa le serve la scuola? E la signorina Penny? Ma dov'è? Signorina Candice, ha visto la sua collega? Sono proprio qui! Qui! Qui sotto! Ehi! E la signorina Penny? Per favore, dategli un caloroso benvenuto e non fissatele! Ma gli studenti non possono trattenersi, sono scioccati dal contrasto. Non capita tutti i giorni di incontrare un gigante e uno gnomo. La prima lezione con l'insegnante bassa è super eccitante. Gli studenti si chiedono se gli piacerà, ma sembra che l'insegnante sia in ritardo. E questo è sicuramente un buon segno. Ai ragazzi non dispiace chiacchierare per un po' durante le lezioni. Attenzione, prego, studenti! Oh, gli studenti non hanno notato la signorina Penny entrare in classe. Beh, non è la prima volta. La sua esperienza di insegnamento l'aiuterà a risolvere questo problema. Una palla da ginnastica? Perché sta volando in aria? Non è facile saltare mentre si insegna, ma la signorina Penny ha un nobile obiettivo: dare ai suoi studenti la migliore istruzione possibile. Gli studenti stanno prestando molta attenzione. Come possono distogliere lo sguardo da questa performance? A seguire, lezione di storia con la signorina Candice. Wow. Guardatela! Questo periodo storico deve essere l'argomento preferito della signorina Candice. Mette tutta la sua anima nella spiegazione. E non solo quella. Oh, cos'è? Sputa! Il gigante non ci pensa nemmeno a rallentare. Non sta piovendo, sta diluviando! Dovremo aprire gli ombrelli. Nota, portare un impermeabile per la prossima lezione della signorina Candice. Come gli studenti, anche gli insegnanti non ricordano sempre i loro programmi. In quale classe è la prossima lezione della signorina Penny? Non riesco a vedere niente. A chi è venuta l'idea di appendere delle informazioni importanti così in alto? Aspetta, cosa succede? Gli studenti non solo non si accorgono dell'insegnante, pensano che sia un mobile. Oh no, cosa sta succedendo? Ehi, sposta la giacca! Ma nessuno sente la minuscola insegnante. I vestiti arrivano da ogni parte. Candice si presenta al guardaroba. Sicuramente aiuterà. Pronto? Sì? Ho altre due lezioni. Aspetta un minuto. Che cos'è? Gli studenti qui non sono poi così intelligenti. Pensano che la mano di Candice sia un attaccapanni. Questo è oltraggioso! Perché non potete semplicemente mettere le cose al loro posto? Ehi, collega! Che cosa cattiva! C'è un mobile! È un po' strano, però... Vabbè! Gli studenti non riescono ad abituarsi alle lezioni di Penny. Non sanno mai se l'insegnante è già in classe oppure no. Ehi, prestatemi attenzione! Ma attirare l'attenzione degli studenti è solo metà della battaglia. Deve ancora spiegargli il materiale. E preferibilmente sulla lavagna. Ma l'insegnante bassa non riesce a raggiungerla. La lezione così non va. Penny è infastidita e manda Brandon fuori dall'aula. La lezione continua quando lo studente porta una scala. Qualcun altro vuole ridere? No? Allora ascoltate. La signorina Candice non ha problemi a raggiungere la lavagna. Ma nemmeno lei è a suo agio. Deve chinarsi per scrivere. Perché non insegna grammatica? Sarebbe un grande punto interrogativo. Oh, che burloni! Non si scherza con l'insegnante alta. Tu e tu, venite qui. L'insegnante alta mette Carrie sulle spalle del suo vicino e le chiede di tenere la lavagna al giusto livello. Così va meglio. La lezione è finalmente finita. Sembra che questa sia una lezione che gli studenti ricorderanno per il resto della loro vita. Tutte le strade portano alla mensa. Qui è dove puoi mangiare e vedere come si comportano gli insegnanti in un ambiente informale. Il preside è molto serio.
È da mezz'ora che sceglie il pranzo. E Penny non è attenta. Ma la sua collega alta le mostrerà cos'è successo. Sei un po' distratta. L'insegnante piccola si asciuga velocemente e si mette subito di nuovo nei guai. Signorina Penny, cosa fai? La mancanza di rispetto per i suoi vestiti perfetti è scioccante. Oh no, che fallimento! Confondere la camicia del preside con un tovagliolo. Ma ci vedi? Il bancone dei dolci è il preferito degli studenti. È sempre affollato. È un bene che la signorina Candice non debba spingere nessuno. Oh wow! Può prendere tutto ciò di cui ha bisogno. Puoi scommetterci che può, con quelle lunghe braccia. Questa è un'ottima soluzione. Così non deve tenere il vassoio in aria. Dalla sua altezza non riesce a vedere che sta per finire tutto il cibo e va in classe. Oh, beh, gli incidenti capitano. Brandon, buon appetito! Grazie, signorina Penny. E grazie, signorina Candice. Sono così diverse. I test aiutano a imparare meglio. Penny sta distribuendo i test ai suoi studenti. Perché oggi stava andando tutto bene. A nessuno piacciono i test. Non sono così male con l'insegnante piccola, però. Sembra che la signorina Penny se ne sia andata. Possiamo copiare. Telefoni, foglietti, libri di testo. Lo supereremo. Una cosa che i ragazzi non hanno calcolato è che la signorina Penny non è ingenua come sembra. Ops. Cosa stai facendo? Oh no! È stata davvero in classe tutto il tempo, ma nessuno l'ha vista. Se non hai studiato, ripeterai l'esame. Ma nel frattempo prendi una F. Un'enorme F. Che spiacevole sorpresa! Dove ha trovato quella lettera gigante? Anche la signorina Candy sta facendo fare un test agli studenti. Un altro test! Quanti ne dobbiamo fare? Ma questa classe ha alcuni dei migliori imbroglioni del mondo. Ops! Il quaderno è caduto. Copieremo da qui? Jack ha il suo metodo. Un bigliettino nella penna. Ma non puoi rilassarti. La signorina Candy sospetta qualcosa. Gli studenti si liberano immediatamente delle prove. Ma Brandon non è un tipo timido. Formule sulla scarpa? Brandon, sei così creativo. Oh no, signorina Candy, non è quello che pensa. Mi dispiace, non puoi ingannare l'insegnante. Una piccola F per il metodo più creativo per barare. Ci vediamo al recupero. Oh oh, oggi non è proprio la sua giornata. Tra poco verrà consegnato il premio per l'insegnante dell'anno e le insegnanti devono apparire al meglio. Candice e Penny stanno cercando l'abito giusto. Troppo luminoso, troppo rivelatore. Questo vestito sembra giusto. Oh, ciao collega! Andare alla festa con abiti uguali? Perché non cercate qualcos'altro? Meno male che questo vestito non va bene né all'insegnante alta né a quella bassa. È troppo lungo. Sì, e per me è troppo corto. Devo trovare qualcos'altro. La cerimonia di premiazione sta andando alla grande. Gli studenti ballano e si divertono. Ecco il preside che sale sul palco per annunciare i vincitori. Chiama Candice. Wow, il vestito è stupendo. Wow! Anche Penny appare al meglio. Il suo look è perfetto. Congratulazioni, colleghe! I fiori sono sempre apprezzati, soprattutto quando sono belli e lunghi. Sono solo delle rose, ma nelle mani della signorina Penny sembrano enormi. La signorina Candice, al contrario, fa sembrare un normale bouquet una minuscola decorazione. Sì! È ora che gli studenti si congratulino con le insegnanti per il loro meritato premio. A chi importa se l'insegnante è alta o bassa? L'importante è che sia intelligente. E l'altezza? Non importa affatto! E adesso balliamo! Ti sono piaciuti i nostri sketch sugli insegnanti alti e bassi? Qual è il nome del tuo insegnante preferito? Diccelo nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e assicurati di premere la campanella. Non perderti nuovi video su diversi tipi di insegnanti su TrumTrum!